Questo video io lo faccio per sensibilizzare le persone su un certo argomento e tra l'altro, siccome non credo che il mio giudizio vale più di quello di qualsiasi altra persona, ho deciso di includere in questo video una serie di testimonianze di ragazze. Io ho subito delle molestie sessuali in treno. Un fischio per strada o un pene molesto inviato in chat non sono grattacapi, sono molestie, chiamiamo le cose col loro nome. In Italia, quindi anche alla sera, soprattutto quando è magari mi vesto non troppo tirata, ecco. Non cammini di notte da donna in un luogo che non conosci. Non sai come reagire, non sai come rispondere. Ciao ragazzi e benvenuti su questo video. Un nuovo video di sabato. Sapete che quando faccio i video di sabato vuol dire che è successo qualcosa. E questa settimana, proprio nelle ultime ore, è decisamente successo qualcosa. È andato in tendenza un tweet che ha fatto molto 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 parlare. Vi leggo il tweet. Io sono sconvolta dal Twitter. Donne che non escono la sera, non si vestono mai come vogliono. Donne convintissime che uscire per strada con mezzo pelo le faccia lapidare. Donne convinte che gli uomini siano tutti semipedofili. Tra prudenza e psicosi c'è differenza. Barbie Xanax è stata molto attaccata per questo tweet, ma sinceramente io non credo che ci sia nulla di così scandaloso in quello che ha detto. Magari, certo, psicosi è un termine un po' forte che magari non l'avrei detto in questo contesto e inoltre non avrei liquidato comunque questa questione con un tweet perché secondo me è un argomento di cui bisogna parlarne a fondo e non si riesce mai a dire tutto quello che si vorrebbe. Infatti io sono sicuro che anche in questo video magari non dirò delle cose che magari mi sarebbe piaciuto dire. Premetto subito che quello che dirò non è detto che sia giusto, anzi se sbaglio fatemelo sapere nei commenti, cioè io dico la mia opinione. Tra l'altro dico la mia opinione come maschio, quindi anche qui sono sicuro che magari alcune cose me le perderò o magari non le esprimerò bene. Anzi, educatemi su questo argomento se per caso la mia opinione non rispecchia la vostra. E anzi, è sempre bello parlare di argomenti che così possiamo discuterne. Come donna non è che posso vestirmi come vogliono gli altri solo per non essere molestata. Non ci ho trovato niente di così scandaloso perché secondo me dipende tutto da come lo stava interpretando Barbie Xanax, perché secondo me, cioè io non, in questo tweet in particolare, poi non so se ha fatto altri tweet prima o dopo inerenti a queste situazioni, però secondo me c'è stato un attacco un po' ingiusto a lei perché veramente le sono state fatte tante altre accuse che secondo me non erano necessariamente inerenti a questo tweet. Tuttavia, perché parlo di questa cosa? Parlo di questa cosa perché a soccorso, diciamo, di questa ragazza è venuta un altro personaggio del web che non conoscevo, che si chiama Valentina Nappi, che è questa pornostar estremamente famosa che ignoravo l'esistenza, che secondo me, cioè nel suo soccorrerla, ha notevolmente peggiorato la situazione. E sono state associate i due pensieri quando secondo me la visione di Marta e quella di Nappi su alcune cose coincidono, ma su molte altre penso che la pensino in modo molto diverso. Io ragazzi, come avevo detto nel mio video sulla questione Aria V, non ho assolutamente nulla contro Marta. A dirvi la verità, io non ce l'ho con nessuno, io ce l'ho quando vengono dette cazzate. In questo caso, se vedo che viene preso un tweet di una persona, viene decontestualizzato e strumentalizzato per far passare un altro messaggio, mi sembra di dover dire la mia. Vabbè, comunque andiamo a leggere alcuni commenti di Valentina Nappi e commentarli insieme e vediamo che cosa dire. Valentina Nappi, secondo me, sta un po' trollando. Ovviamente fa delle uscite estremamente fuori luogo per far parlare di sé. Io non sono femminista, eppure mi tocca difendere Barbie Xanax. Se avete così tanta paura, mettetevi il burka e non rompete il cazzo. Io sono dell'idea che su argomenti così delicati si potrebbe usare un linguaggio un filino più consono alla questione. E poi dopo anche ha detto, e poi dopo una le ha detto: vorrei dire a Barbie Xanax che non era notte quando un uomo si è masturbato in treno guardandomi. Ancora oggi penso a quel sorriso schifoso che mi ha fatto mentre mi alzavo per scappare dalla carrozza per la paura che ho provato al pensiero. E poi va avanti il tweet. E questa Valentina Nappi ha risposto con: uno che si masturba in treno dovrebbe farti ridere. Siete solo sessuofobe.
trovo che questo tweet sia estremamente fuori luogo e un po' insensibile nella situazione, perché comunque tu, Valentina Nappi, magari ti è abituata a vedere tante persone che si masturbano giornalmente, non lo so quanto lavori, e quindi per te è una cosa normale. Però posso capire che per un'altra ragazza, adesso non sappiamo quanti anni abbia quest'utente Twitter, però capisci che se lei è rimasta traumatizzata da questa situazione, non sei nessuno per dire che lei è una sessofoba. È un altro discorso, secondo me. Cioè, ti faccio un esempio: se ci fosse un ragazzo il cui padre è un macellaio, magari è abituato a vedere il suo padre che sgozza le mucche. Però non è che io, che magari non ho mai visto uno sgozzare una mucca, non mi posso un po', diciamo, scioccare a vedere un'immagine del genere, cioè, capito? Beh, non è per fare i moralisti, è proprio per dire che in base al contesto in cui tu vivi, in cui tu cresci, ovviamente ci avrai una sensibilità su certi argomenti o su certe immagini diverse. Quindi, cioè, non vedo perché andare ad attaccare comunque una ragazza che ha avuto una molestia, perché comunque uno che si masturba in treno e me lo fa vedere, per me è una molestia. Se per te non lo è, buon per te. Però non è che tu puoi imporre il tuo pensiero a tutti, questo è quello che dico io. Come io non ti sto imponendo il mio, cioè, se tu ti metti a ridere, buon per te. Anzi, in un altro tweet, sempre questa Valentina Nappi ha detto che quando era dodicenne aveva visto un ragazzo che si masturbava guardandola, lei si era eccitata. Io ti dico buon per te, però non tutti la penseranno così. Il commento in questione era questo: a 12 anni vidi un ragazzo masturbarsi in auto in mezzo a un traffico, io ero a piedi e gli passai a fianco, all'epoca avevo appena incominciato a masturbarmi e la cosa mi eccitò. Io non capisco perché ci siano le aree fumatori ma non le aree per fare sesso masturbarsi. E guardate che sinceramente io su sto discorso del non ci sono le aree per fare sesso masturbarsi, secondo me non ci sono, perché non c'è una domanda così alta come quella dei fumatori. Però se ci fossero un numero di persone che veramente hanno questo bisogno di masturbarsi ogni tanto, secondo me dovrebbero mettere anche le zone, le aree per fare sesso masturbarsi, non vedo perché no. Magari se ci fossero ci sarebbe meno persone che le farebbero in giro, quindi secondo me quel discorso là ci può anche stare, ecco. Andiamo avanti poi. Ma se due fischi per strada e la visione di un pene vi turbano tanto, come farete a ricoprire altre cariche pubbliche o aziendali? Ci sono grattacapi ben più grossi nella vita. Forse il problema principale è che non si insegna alle bambine ad essere forti. E questo è un commento estremamente interessante. Ed è interessante, è un modo molto carino per definire questo commento. Diciamo che qui sono state dette alcune cose che non mi sono piaciute. In particolare la parola grattacapi. Link for Universe le ha risposto da signore dicendole: sarebbe bello invece insegnare alle bambine a non sentirsi loro in colpa perché non abbastanza, virgolette, forti da subire molestie sessuali senza turbarsi, e magari diventeranno anche leader migliori se le molestie non le chiamiamo grattacapi. Il termine grattacapi secondo me è bruttissimo, perché scusa, chiamare delle molestie grattacapi mi sembra come se si stesse banalizzando questa questione e queste molestie, e non è giusto secondo me. Inoltre anche il discorso di educare le bambine a essere più forti, non capisco se lei intende che dobbiamo crescerle come se fossero Xena, perché secondo me il suo discorso vale, ma sapete dove vale? Vale in una realtà come il Giappone. Molte ragazze hanno paura a denunciare delle violenze, questo succede anche in Italia, ma in Giappone sui treni magari vengono palpeggiate e queste rimangono zitte. E secondo me in Giappone bisognerebbe proprio insegnare in alcuni contesti alle ragazze e anche ai ragazzi, perché ci sono anche ragazzi che assistono a queste scene e non dicono nulla. Quindi secondo me bisognerebbe insegnare alle persone a esprimere la propria opinione, ad alzare la propria voce quando è necessario. Questa è una cosa secondo me giusta. Educhiamo invece i maschi a non molestare, il che è una cosa sacrosanta. Però c'è da dire che nell'immediato, alla fine, i molestatori che ci sono oggi non è che li possiamo rieducare. Oddio, secondo me sì, bisognerebbe prendere tutti gli uomini che hanno delle tendenze da molestatori, però come fai a inquadrarli, e fargli un corso su come ci si comporta nella società. Però dal momento che questo è abbastanza improbabile, ovviamente sarebbe meglio focalizzarsi su educare i giovani. Secondo me sì, è giusto insegnare alle ragazze a non molestare, ma allo stesso modo secondo me è anche giusto insegnare alle ragazze e anche ai ragazzi in realtà a esprimere le proprie opinioni. Per esempio io avrei potuto benissimo starmene zitto su questa questione, invece no. In ogni caso questo è quello che ho pensato io nel leggere questi 4 tweet e questo di Marta. So che posso sbagliare, se ho detto qualcosa di sbagliato vi prego educatemi su questa questione. Questa è la mia visione, secondo me, ecco, l'unica cosa
cosa sono argomenti estremamente sensibili, magari non facciamo dei tweet provocatori su queste questioni così delicate, perché comunque ci sono delle persone che hanno veramente sofferto per stupri e molestie, quindi magari cerchiamo di usare un po' di tatto quando parliamo di certi argomenti. Questo è quello che penso io. In ogni caso vi lascio la visione di che cosa pensano delle ragazze, che ho chiesto la loro opinione. Ditemi che cosa ne pensate voi nei commenti. Dal momento che è l'anniversario del music video Rock Princess, andatevi a vedere anche il music video di Rock Princess, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Seba. Ciao Seba, diciamo che se io fossi in Giappone uscirei tranquillamente con vestito che voglio, cioè mi vesto come voglio, anche magari con i tacchi, o se vado in discoteca anche magari minigonna. Però in Italia sto più attenta, perché in Italia già normalmente, non solo di sera ma di giorno anche, se io porto i tacchi è un po', cioè i tacchi con i pantaloni lunghi ok, però già comunque portando i tacchi alti in Italia c'è, non so, mi aspetto che gli uomini o la gente che mi dice wow, non so, attira molto di più. Invece in Giappone è normale, nel senso, anche se una ragazza giovane giovane o una signora che portano i tacchi alti, nessuno dice, nessuno ferma a guardarle. Ma in Italia sì, quindi in Italia, quindi anche alla sera soprattutto quando esco, magari mi vesto un po' più, diciamo, non troppo tirata, ecco. Ciao Seba, dunque ti dico al volissimo la mia. Abitando a Milano, quindi non propriamente in Via della Spiga, sono sempre uscita di casa vestita in maniera sobria, ma perché questo è anche il mio stile. Però ammetto che la volta che mi metto un paio di scarpe col tacco alla gonna mi sento un pochino a disagio, perché è come sapere che vestita così attiro, tra virgolette, un po' di più l'attenzione. È ovvio che il pericolo è insito nella vita di tutti i giorni, ma accettarne i rischi non vuol dire non stare attente, perché noi donne dobbiamo sempre esserlo, purtroppo. E questa paura però non deve impedirci di vivere, ma nemmeno di normalizzare certi comportamenti che normali non sono. Il problema non è che non siamo state cresciute a essere forti, è che a noi le molestie ci stanno proprio sulle palle, quindi no. Come detto da tale Miss Nappi, che fino ad oggi manco sapevo chi fosse, un fischio per strada o un pene molesto inviato in chat non sono grattacapi, sono molestie, chiamiamo le cose col loro nome. Invece di dire che noi femminucce siamo deboli, proviamo ad educare l'altro sesso, o comunque le persone in generale, a non assumere certi atteggiamenti, magari che le cose si risolvono, non si nascondono sotto un tappeto. Peace and love. Ciao Seba, allora mi è stato chiesto di argomentare questa discussione che ultimamente sta nascendo nei social, ovvero su come vestirsi, se mi sento a disagio per strada, e soprattutto io che abito a Tokyo da 7 anni. Ho avuto un caso di molestie sessuali nei treni perché indossavo una gonna e delle calze a rete, ma secondo me è stato un caso molto particolare, perché intanto non si è capito se quella persona mi stava seguendo perché ero io, perché mi conosceva o per la gonna. Però a quanto pare non dipende dal modo in cui si è vestita, perché è successa anche una mia amica e lei aveva una gonna lunga e non era attillato, non aveva niente che poteva essere considerato sexy, quindi non significa nulla. C'è da dire che però io in Italia mi sento molto più a disagio se dovessi mettermi in tiro una scollatura o dei tacchi alti, perché sento molte molestie verbali, cose che secondo me già in Giappone si sentono molto molto ma molto meno, e non mi sento sicura, cioè nemmeno da parte della polizia o dei carabinieri. Secondo me si tratta di rispetto, comunque se una persona ha rispetto per gli altri non importa come si veste, non è che se passa un uomo sexy allora lo devo molestare per forza, cioè è una cosa da entrambi i lati secondo me, ecco. Ciao! Allora, per quanto riguarda il discorso su la masturbazione, i genitali, che la ragazza diceva ah ma non c'è nulla di male, ma che cos'è? È solo un pene, non è un bazooka. Beh, oddio. Io mi ricordo una volta in cui ero più giovane, diversi anni fa, si parla di più di 15 anni fa, ero una bambina, e mi è capitato di vedere gli organi genitali maschili di un uomo.
in un contesto non abusivo, per fortuna, ma mi è capitato così di sfuggita per sbaglio, diciamo. Ed è un'immagine che io, 15 anni dopo, ho ancora in testa. Cioè, ricordo esattamente il momento, ricordo tutto. Tanto per far capire, per una ragazza, per una donna, soprattutto se non sei preparata, se non sei in un contesto intimo, amoroso, se non sei in un contesto specifico, vedere degli organi genitali così a caso, vedere una situazione del genere è una cosa un po' traumatizzante, soprattutto se è in un contesto disgustoso con un tizio che si masturba così a caso e tu sei costretta a subire la scena, è proprio fuori luogo, inappropriato, non, no, no. Per quanto riguarda il discorso invece del uscire di casa vestite in modo particolare, magari tacchi e vestitino, mi fa sempre sorridere pensare che molti uomini, magari non tutti, però la maggior parte degli uomini non avranno mai queste pare mentali, questi problemi di doversi dire oddio, se esco così rischio magari di essere aggredita, oppure non capita mai che l'uomo venga colpevolizzato per un'aggressione, magari una donna viene aggredita e il pensiero è ma vabbè, ma tu comunque eri vestita in quel modo, ma che ci facevi fuori a quell'ora vestita così? È un peccato. Io mi ricordo che anni fa, nella mia cittadina, qui in provincia di Venezia, in cui vivevo, uscivo di casa tutte le ore, tipo 2 di notte, 3 di notte, mi ricordo che una volta ho camminato fino a casa dalla discoteca e non avevo paura, cioè mi sentivo sicura, soprattutto perché conoscevo l'ambiente. Poi quando mi sono trasferita in Inghilterra per studi, cioè non, la mia sicurezza è andata un po' a scemare, sai, ambiente nuovo, un posto nuovo, non cammini di notte da donna in un luogo che non conosci, perché non sai mai quello che potrebbe accadere, cioè è questa la sfortuna. E che tu sia vestita con i tacchi, che tu sia vestita con un sacco dell'immondizia addosso, per alcuni predatori non importa niente. Allora, preoccupata per come mi vesto? Non più di tanto. L'unica cosa che posso dire è che ho sempre messo i pantaloncini sotto le gonne, ma anche per una questione di sfregamento. E tanto penso che se qualcuno ti vuole fare dei commenti o ti vuole, diciamo, molestare, lo fa sia che tu sia vestita con un mini vestitino tutto attillato, sia che tu sia vestita completamente jeans e maglietta. Io non ho mai trovato differenza, onestamente, penso sia tutta una narrativa un po' montata per buttare più la colpa sulla ragazza, su quello che stava indossando. Non mi sembra mai che un jeans e una felpa abbiano fermato qualcuno che voleva appunto fare dei commenti, eccetera. Quello che posso dire è che sicuramente in alcuni posti dove sono stata ho ricevuto sicuramente più catcalling, per esempio anche tipo a Milano, dove abitavo io, mi capitava che ogni volta che uscivo mi ricevevo almeno nel percorso tipo da casa mia fino alla metro, quindi ti sto parlando di 150 metri, almeno 3 o 4 persone si fermavano, mentre adesso a Londra, forse anche perché abito in un quartiere un pochino più familiare, non mi succede quasi mai praticamente, e quindi sono molto molto più tranquilla, diciamo, da questo punto di vista. E cos'altro? Beh, mi è successo in Giappone, di venire approcciata da molestatori. Ma non hanno mai messo le mani addosso, ecco, solamente un po' di disagio ed effettivamente lì per lì sei un po', cioè, tipo, non lo so, se rimani di pietra perché non sai come reagire, non sai come rispondere, nel senso, non penso che nessuno gli faccia piacere vedersi il proprio spazio personale così invaso improvvisamente da nessun tipo di azione, tantomeno da una persona che ti vuole mostrare le parti intime, che grazie, non ne avevo bisogno, cioè, potevo farne benissimo a meno.